Dat moest je maar zeggen. Letizia Battaglia zag zichzelf als oorlogsfotograaf in eigen stad. Haar rauwe foto's van de Siciliaanse maffia in de jaren 80 maakten haar wereldberoemd. Maar sempre Palermo? Sempre Palermo. Questa è Mattarella. Questa è Mattarella? Sì, ma c'è le foto migliori poi. Il fratello del presidente. Guarda questa faccia qui, terribile, guarda. Abbiamo, sì, il fratello del presidente. Io ricordo ancora il cuore, ton, 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 davanti a scene così. E ancora, se io non ho molta voglia di guardarla. Quando avevo la macchina, dovevo tenere la mano ferma, perché così. Dovevo tenere la mano e mi veniva da vomitare. Chiunque si opponeva veramente alle loro azioni, veniva ammazzato. Ook onderzoeksrechter Giovanni Falcone wordt vermoord. Het is dan 1992. Na een jaren durend proces verdwenen eerder tientallen maffialeden dankzij hem achter de tralies. Si vede un'auto al centro e un'altra ancora dietro. Probabilmente è la croma bianca blindata dove era il giudice Giovanni Falcone. De maffia blaast voor de aanslag de snelweg bij Palermo op. Ook Falcones vrouw en lijfwachten komen om. Kort hierop wordt ook Falcones collega-rechter Borsellino vermoord. Het wordt een keerpunt. Fu molto bello che la gente per le strade che gridava contro la mafia, che aveva il coraggio e ci volevamo bene. In nome di Borsellino e di Falcone. 1500 militairen bezetten destijds Palermo in de strijd van de staat tegen de misdaad. De stad stond wonderwel op uit het stof. Het maffiaverleden lijkt nu onderdeel van plaatselijke folklore. Volgend jaar is Palermo zelfs de culturele hoofdstad van Italië. Oh, la mafia, guarda, la mafia. C'è. Non c'è, questo è loro, i politici lo sanno meglio di noi. Ma lei dice che la mafia sta sì. Lì? Non è nel Parlamento. Ah, tu vedi quella che gira. De bloedbaden zijn er dan al niet meer. De mafia is niet verdwenen, weet Battaglia. La mafia oggi è dentro le istituzioni, dentro le banche, dentro. Là dove ci sono dei soldi, denari, non sono più i cafoni di Corleone, sono persone laureate che proprio usano il sistema mafioso per il loro potere, per i loro soldi. La mafia internazionale ha una caratteristica particolare, molto spesso noi diciamo che è silenziosa, è silente, nel senso che i mafiosi quando vanno a insediarsi in territori esteri non commettono delitti eclatanti, delitti di sangue, salvo che in alcuni casi. I mafiosi, diciamo, riciclano soldi, quindi portano denaro sporco, ma pur sempre denaro. E quindi non attirano, non facendo delitti eclatanti, non attirano l'attenzione né delle forze investigative né dell'opinione pubblica nei paesi in cui vanno a insediarsi. Che io questa città l'adoro. De maffia is misschien minder zichtbaar in de straten van Palermo. Ze schuwen de oude afpersmethodes niet. Certo, questo bar sicuramente paga il pizzo. Tutti pagano il pizzo. Che se non pagano il pizzo o sono mafiosi o salteranno in aria. O chiudono. Molti locali lo chiudono perché rifiutano di pagare il pizzo. E però poi la loro vita diventa orribile. Perché prima gli bruciano, bucano le ruote della macchina, poi gliela bruciano la macchina, poi gli mettono la bomba nella sala cinesca. Maar er is ook verzet dat gesteund wordt door het anti-afperscomité. Zoals ijsproducent Giuseppe Todaro. Hij heeft al 8 jaar politiebescherming omdat hij weigert te betalen. La mafia sta perdendo via via accettazione sociale, più perde accettazione sociale, più noi saliamo come si chiama, però come dice una generazione.
io sono un po' da questo punto di vista fatalista, cioè realista. È importante per lei tenere l'esempio del signore Giuseppe per dire no, basta, io non pago. Ma lui è uno di quegli esempi che ci consente di dire a tutti, alla gente, ai cittadini, ai commercianti, agli imprenditori, guardate che ci sono persone che hanno fatto questa scelta e che oggi, malgrado tante difficoltà, continuano a stare qui a Palermo. Per cui se ci sono persone che hanno fatto questa scelta, è una scelta alla portata di tutti. Kleine stappen tegen een maffia die in Italië en daarbuiten alleen maar groter wordt. Una persona timida, ma timido mi hanno detto. Molto riservato. De geschatte jaaromzet van maffiagroep 'Ndrangheta is nu 50 miljard euro. Net zoveel als internetgigant Google. Nella lotta alle mafie non esistono soluzioni facili. Quindi i problemi vanno affrontati con molta umiltà. Con molto impegno, con determinazione, vanno risolti uno alla volta. Quello che ho imparato da Falcone è il metodo, io, ma non solo io, tanti magistrati come me abbiamo imparato il metodo di indagine di Falcone, che era un metodo fondato sullo studio degli atti, ma soprattutto sullo studio dei movimenti di denaro, perché diceva Falcone, segui i soldi e troverai i responsabili dei delitti più gravi e troverai i mafiosi. Le mie foto sono documento di tante ferite, di tanti colpi in testa, nel cuore. E ho questa certezza ormai che le mie foto racconteranno di questa brutta storia.